Allora io ringrazio per questa cavalcata attraverso l'Italia. Ho finito scuola alle 11 e ho preso l'auto, ho detto che non arrivo, non arrivo, invece sono arrivata puntuale in attesa. Poi lungo la strada sentivo la radio e diceva che qui verrà il disastro in Emilia, no? Quindi speravo di arrivare prima delle gocce dell'acqua e così è stato. Poi quando si uscirà vedremo. Sono Antonella Brugnoli e sono un'insegnante di scuola primaria. Ho messo lì, intanto che aspettavo, quattro punti che un buon relatore avrebbe modo di farli vedere uno alla volta, invece leggeteli pure tutto. Allora, il primo è la scuola, un luogo insopportabile. Il secondo è avere una mamma maestra, il terzo è non volevo fare questo lavoro, il quarto è la scuola del fare, storia di persone felici. Forse questa è anche la mia biografia professionale. La scuola è un luogo insopportabile, io sono uno di quei bambini che non vogliono andare a scuola. Due storie, le dico rapidissimamente. Sono nata il 4 gennaio e davanti a me c'era una sorella bravissima a scuola, per cui la mia mamma maestra ha tentato in tutti i modi, veramente in tutti i modi, di fare in modo che io andassi un anno prima. E quindi, essendo lei maestra, di pomeriggio mi insegnava a leggere. Io ricordo questa scena che io ero a letto, con vicino alla mia amichetta, probabilmente avevamo 5 anni, non di più, e le dicevo non posso leggere perché mi fa tanto male il ginocchio. Finché mia madre ha capito che non era proprio il caso. L'anno successivo sono andata a scuola, evidentemente con questa ansia verso la scuola, e i primi giorni di scuola la maestra, ricordo ancora questa scena, per cui amo moltissimo tutti i bambini che sono fuori dalle porte delle classi, no? Che alcuni mandano ancora fuori dalle porte delle classi, mi fermo a parlare con loro e dico: ma cosa fai qui? E loro guardano così, dico: ma sai, una fortuna incredibile, così ti guardano come dire, come una fortuna? Dico: ma qui hai visto le macchine che passano, le hai contate? Allora si riprendono, cominciano a contare le macchine, perché io ricordo di aver preso un 5, ricordo ancora questa pagina con una disegnata, una bambina sull'altalena che avevo disegnato, di aver preso un 5, di essere tornata a casa e di essere sparita da casa, perché il mio dramma era allora, era un tempo in cui la chiesa aveva il suo peso, specialmente al nord, e pensavo di aver fatto un sacrilegio, avendo preso un 5 a scuola. La soluzione poi che io ho trovato è quella di farmi venire una febbre che non passava, 20 giorni in ospedale, finché il primario chiama mia mamma e dice: signora, sua figlia è allergica alla scuola, la ritiri. E così è stato, io sono stata ritirata da scuola, ho fatto la prima da privatista. Questo lo dico perché avevo una mamma maestra, e avevo una mamma maestra di quelle classiche, belle, importanti, anche che ha fatto storia. Io vengo da un paese, non vengo da una città, vengo da Manzano, in provincia di Udine, un paese che è a 7 km dalla Slovenia. Mia mamma parlava sempre con un tono di voce altissima, le maestre erano così, molto. Fino alla fine mi diceva: guarda che devi piegare il tovagliolo così. Le diceva: ma guarda, basta, no? E lei mi diceva: faccio per insegnarti. E io dicevo: guarda, a 40 anni non voglio più imparare niente. Una persona che io ho amato molto e che amo molto. Non volevo fare questo lavoro perché non volevo assomigliare a lei. E perché pensavo che se avessi fatto la maestra sarei stata la persona che parlava con la voce alta, che avrebbe voluto insegnare tutto a tutti, eccetera. Ma poi ho scoperto, andando a scuola, e ho scoperto dopo, facendo proprio questo lavoro, la scuola del fare, ovvero sia la scuola, che è la scuola che probabilmente ricordiamo noi dei nostri tempi. Quando si andava a scuola, io l'ho fatto oggi con voi, mi sono fermata per strada, quando arrivava a scuola qualcuno e portava alla maestra delle cose. Io oggi vi ho portato le foglie. Non so se ricordate questa scuola, quando i bambini portavano le rose alla maestra, poi portavano le foglie, poi portavano i sassi e i minerali, quello che trovavano per terra, dicevano che era il minerale, eccetera. Poi quelli più coraggiosi portavano anche le rane che trovavano nei fossi, piuttosto che la salamandra e così via.
Io ricordo dei momenti magici col mio maestro dove di fronte all'arrivo a scuola di qualcosa che veniva portato e che quindi era, generava un grande interesse, ricordo il mio maestro che prendeva questa cosa e su questo costruiva la lezione e si partiva. E si partiva magari per un'ora, per due, per tre, delle volte anche per giorni. Quando entro a scuola vedo le mie colleghe o i miei colleghi che sono davanti alla fotocopiatrice o mandano i bambini che devono fare queste fotocopie, mi fa molto tristezza, non solo per i bambini ma anche per loro, perché io penso e ribadisco questa cosa che uno dei punti principali del nostro lavoro, del mio lavoro, è il diritto al divertimento, il diritto alla parte ludica di questo lavoro. E la parte ludica non può essere se è una parte ripetitiva e viene ripetuta. Come sono arrivate le tecnologie? Come una maestra che adora le foglie piuttosto che i girini da tenere in classe, eccetera, arriva poi a usare strumenti come questo, come questi. Una cosa che mi dicono sempre di non dire, io dico sempre, non so registrare una trasmissione alla televisione col videoregistratore. Adesso magari non si usa più, però niente, non lo so fare, non c'è verso. Non ho mai letto un manuale, perché al secondo paragrafo del manuale la mia mente va altrove. Ma ho incontrato sulla mia strada professionale una cosa sorprendente, così come il computer e in modo particolare il computer Mac, perché è una tipologia di tecnologia che raramente mi chiede delle conoscenze approfondite. Poi se io voglio le posso approfondire, però molto spesso le cose che faccio sono prendi scarica. Avete visto il maestro Italo precedentemente, no? Cioè tutto quello che si prende, si scarica, si mette senza sapere quasi né leggere né scrivere, e lasciando a me quello che è il ruolo dell'essere docente. Dentro questo voglio mostrarvi come inizio un video, perché questo è un video che mostra un pochino come le radici del passato entrano in questo presente e vanno verso il futuro, come oggi entrano dei bambini a scuola con i loro interessi e la loro voglia di approfondimento, come poi questi possono essere utilizzati dagli insegnanti per fare delle lezioni. Alcuni anni fa, cioè 2 anni fa in verità, sto cercando il video, eccolo qua, è capitata questa cosa. Arriva a scuola, sapete, non so, i bambini giocano tra di loro, non so se da voi succede, ma da noi campi di soia ce n'è tanti, e animaletti come questi ce n'è tantissimi. Arriva a scuola una bambina con una cimice, cioè più che altro la raccolta da terra, poi succede un po' di tutto perché puzza, eccetera, e su quello abbiamo fatto una lezione. Oggi vi vogliamo parlare di un animale che sta sempre nelle nostre case, la cimice. Per curiosare la pianeta è bellosa. La cimice in autunno entra nelle nostre case per cercare il calore. Stamattina, mentre entravo a scuola, ho visto una cimice per terra e l'ho presa dentro e l'ho messa dentro un sacchetto. L'ho portata nel laboratorio multimediale dove c'era la maestra Antonella. Noi l'abbiamo vista e abbiamo pensato di osservarla con un microscopio digitale. Il microscopio era collegato al computer che era collegato al videoproiettore, così tu... Mi fermo un attimo. Il microscopio che avete visto, la scelta è per un microscopio molto piccolo, portatile, USB, da un costo ridotto, con ingrandimenti più che sufficienti per la scuola, immagino anche per la scuola media, per la scuola secondaria di primo grado, e computer collegato al microscopio e computer collegato al videoproiettore. Ovviamente nella buona tradizione italiana della scuola del fare, come il maestro Italo fa con i suoi ragazzi, io ho fatto con loro, nel senso che sono loro che creano questi collegamenti. Che la potevamo vedere?
L'abbiamo messo in una scatoletta rotonda trasparente e abbiamo chiuso il coperchio. In questo modo abbiamo potuto osservarla da vicino. Io l'ho vista volare in una dentro laboratorio e Francesca l'ha presa. Come sappiamo della cimice detta bugiosa? E non via a fare la caccia all'animale. Per fare la caccia all'animale andiamo su internet per prendere le informazioni. Devi scrivere il nome, il nome scientifico, la classificazione, la riproduzione, il nutrimento. Ecco le informazioni che abbiamo trovato. Il nome scientifico è Paloma Buonissima. La ricerca è l'insetto invertebrato ovipero vivipero. Il suo habitat è nelle case, nei boschi e dove c'è calore. Respira con le trachee. La cimice comunica con antenne. Abbiamo visto nel microscopio che... Ecco, per esempio, questa parte qui del poter vedere che cosa fa un piccolo animale, un piccolo insetto, per esempio io ho il terrore, un animale che non amo, chiaramente, ma vedere come questo animale si puliva le antenne ci avvicina molto di più proprio alla ricerca e allo studio, in questo caso, di questo piccolo animale. Abbiamo scoperto, grazie alla nostra ricerca, che le cimici si riproducono mettendosi sedere contro sedere, poi depongono la guava, dopo una settimana nascono piccoli. Sì, nutrendo il materiale vegetale. Ma la cosa più sorprendente è il loro strumento di difesa. Emanano un odore fortissimo e orribile. Le cimici emanano la puzza con le ghiandole odorifere. Che puzza! Quando prese la cimice in mano mi ha lasciato un odore terribile e ho dovuto andare in bagno a lavarmi le mani col sapone per tanto tempo. Francesca, è difficile tirare via la puzza della cimice dalle mani. Bene, dalla scuola, quindi da una piccola cosa come da questa, si prende lo spunto per poter fare degli approfondimenti a livello scientifico, osservando l'animale, registrando il filmato dell'animale, raccogliendo informazioni su internet, mettendole insieme in questo piccolo video. Come diceva il maestro precedentemente, esiste però nel frattempo è uscito questo strumento. Questo strumento noi lo stiamo usando nelle nostre scuole dall'anno scorso e stiamo veramente scoprendo un mondo, cioè stiamo scoprendo che un lavoro come quello dei folletti che lui ha fatto lo scorso due anni fa, vero Italo? Due o tre anni fa, che è stato un lavoro che ha preso veramente tantissimo tempo, oggi come oggi lo possiamo realizzare con molta velocità con uno strumento come questo. Cosa sapete di questo? Sapete che è una macchina fotografica? Sì. Che è una telecamera? Sì. E che possiamo registrare la voce? Sì. E che possiamo andare su internet? Sì. E che possiamo avere una serie di apps che sono i software, i programmi, e che a seconda delle apps che andiamo a scaricare possiamo fare determinate attività? Sì. Bene, vediamolo in pratica. Allora, io oggi ho portato qui queste foglie. Com'è che ti chiami? Sara. Sara, vieni con me. Sì. Aiutami. Allora, adesso io e Sara facciamo le fotografie a queste foglie. Qual è il metodo migliore per fare le fotografie, per esempio, a degli oggetti o a dei disegni? Allora, possiamo lavorare in questo modo, ma forse le braccia poi ci pesano. Conviene sempre di più fare le cose da terra. Mettere le cose a terra, posizionarsi con le gambe ancorate, le braccia prese qui, in modo che io tengo molto ferma il mio iPad. Allora, io ti apro la macchina fotografica e adesso tu, brava, ti avvicini il più possibile, di più, perfetto, e fai una foto a questa foglia. Benissimo. Adesso lo facciamo con questa stessa cosa, la facciamo con questa. Lei mette per terra la foglia e la fotografa. Ne ha volute mettere due, Sara. Brava. Bene, allora resta qua, Sara, con me.
Allora, adesso noi abbiamo a magazzino, per così dire, se io vado a vedere il mio magazzino, io trovo questa foglia, poi trovo questa e poi trovo una cosa che avevo preso precedentemente, che è... Ho perso il collegamento. Ah, eccola qua. Che è una cimice. Bene. Che cosa posso fare, per esempio? Ad esempio, per questa cimice io posso... Se prendiamo questo paesaggio, posso andare a lavorare questa immagine. Vi voglio ricordare che se avessi avuto un portatile o un computer avrei dovuto fare le fotografie con la macchina fotografica, collegare la macchina fotografica col cavetto, e adesso vi mostro come Sara l'hai mai usato. Devi dirmi di no, che se l'hai usata, però. Ma non l'hai fatto. Bene, allora, io semplicemente toccando lo schermo, adesso qua non si vede, ma qua su appare una cosa che si chiama, eccola qua, modifica. Uh-huh. Sono problemi con... Bene, modifica. Vedete che qua sotto c'è scritto Italia? Uh-huh. Allora, Sara, tieni. Io ti guido da qua. Allora, qui c'è scritto Italia. Puoi cliccare sopra. Vedi che ci sono questi quadrati. Adesso tu lentamente mi prendi semplicemente questo bosco. Provi a scendere con le dita, no, ma anche, no, sai cosa fai? No, va bene, adesso vedi qui, sali. Ok, risali qua, adesso cosa dici? Lo allarghiamo un po' a destra e a sinistra perché ne abbiamo ancora un po'. Ok, a questo punto secondo voi cosa dobbiamo fare? Ritaglia, va bene, ok, adesso hai fatto. Adesso gli dici salva. Bene, per fare un'operazione di questo tipo con un computer avrei dovuto conoscere bene un programma di fotoritocco. A questo punto facciamo una storia animata. Allora chiamiamo qua Italo, che sarà sicuramente bravissimo, senza l'iPad. E poi chi è che vuole fare una voce qua? Chi è bravissimo a scuola a fare... Facciamo la storia della cimice e delle foglie. Vengo io a caso? Nel buio? Allora, chi fai la cimice? Fai tu la cimice? Tu fai la cimice, tu fai la cimice. Io faccio la foglia. Perfetto, benissimo. Allora, ritorno qui e vado a cercare l'app che mi interessa. In questo caso, vedete che ci sono queste cartelline nere? Quando io apro le cartelline all'interno delle apps, è un modo per metterle via, per raggrupparle. Bene, vado ad aprire una app che mi interessa. In questo caso è quella che si chiama Puppet Pal ed è esattamente questa qui. E così noi adesso andremo a fare questa storia con molta facilità. Allora, voglio dire questo, in questo momento ho preso come esempio la foglia alla cimice, ma provate a pensare che potreste fare degli esperimenti scientifici, narrare gli esperimenti scientifici, narrare degli episodi storici, per cui personaggi storici che parlano, disegnati o realizzati dai ragazzi. Allora, la prima cosa che faccio è press to start, quindi comincio la mia storia. Nella mia storia, come vedete, abbiamo gli attori. Allora, un attore è la cimice. Dobbiamo andarla a prendere e adesso io, tieni qua, okay. Allora io adesso chiederò a Sara di aggiungere un attore. Okay. Bene, mi dice due cose, o fai una foto, bravi, è velocissima, sta ragazza è bravissima, o fai una foto con, oppure se no la vai a prendere già esistente. Facciamo camera roll, perfetto. Mi prendi la cimice, non so, quella che preferisci. Vai a prendere... Perfetto, bene. Allora, senza saperne leggere e scrivere, e adesso? Ora taglio. La ritagli, bene. La ritagli col dito. Cosa vuol dire? Che lei farà così, senza mai lasciare il dito, naturalmente lo farà da in piedi, in velocità, eccetera, quindi le diremo bravissima lo stesso. Farà questa cosa, farà tutto il contorno senza mai fermarsi, arrivando fino alla fine della cimice. Va. Fermo.
Lo accettiamo, no, lo rifiutiamo. Allora facciamo una cosa, Italo, tu glielo tieni, che così lei riesce a lavorare meglio. Quindi lei ritaglia il personaggio. Per ritagliare il personaggio, usando anche Photoshop, abbiamo necessità di conoscere tante cose. Invece qui possiamo dire anche a bambini molto piccoli. Perfetto. Io non ho capito accetta. Una cosa, ma sì. Questi personaggi sono le mie foto, e cioè la cimice è una tua foto e anche la foglia. Allora, e anche la cimice è una foto che ho preso da internet perché non avevo una foto della cimice. Cioè si trovano già dentro nell'app queste? Ce le no, 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 l'ho presa io, l'ho presa io da internet. No, no, ho capito, però dico, per portarle lì e per fare questo lavoro. Per portarle lì, guarda, allora accettiamo questa, per portarle lì, adesso io vado a dirgli, aggiungi un altro attore, lui mi dice, ah, okay, sì, era andata veloce prima, sì. Te che foto, quindi fai una foto a qualcosa, e oppure se no vai a prenderti un'immagine. Bene, andiamo a prendere l'immagine di una foglia, no, facciamo quella rossa che preferiamo, allora... Andiamo a prendere l'immagine della foglia rossa, io te lo tengo, puoi anche ingrandire di modo che riesci a lavorare meglio, ok? E lei fa adesso il ritaglio. Chiaramente più lo facciamo preciso meglio è, adesso stiamo giocando, no, a questa cosa. Questo per dire che se accetto, perfetto. Bene, a questo punto io vado a scorrere quelli che sono i miei attori a seconda di quello che io ho qua dentro e vado a prendere esattamente quelli che mi servono. Mi serve la cimice, vero? La vedete lassù in alto a destra che l'ha messa? E mi serve la foglia. Faccio una storia breve, cimice, foglia, perfetto. A questo punto gli dico next, prossimo. Il prossimo possiamo lavorare sugli sfondi. Abbiamo degli sfondi che ci dà l'Apps oppure degli sfondi che facciamo noi. Io per esempio raccontavo con dei ragazzi una storia sempre di valigie che andavano eccetera e abbiamo disegnato il cielo, per cui prendiamo questa, però anche andiamo ad aggiungere una cosa già pronta che abbiamo preparato prima, che è il nostro bosco. Bene, a questo punto io mi ritrovo ad avere il cielo e il mio bosco. Prossimo, next. Allora, fammi una cortesia, Sara, fatemi una cortesia, prendete la foglia e prendete la cimice. Guardate com'è divertente questo, provate a toccare questi due. Questi? Questi qua. Ah, ok. Vedete? È come un teatrino, per cui io preparo la storia della cimice che arriva dal cielo e poi che arriva direttamente lì e troverà la foglia. Allora, come si fa questa cosa? Io adesso prima ve la mostro così voi poi lo sapete come si fa. Allora, io che cosa faccio? Ingrandisco il mio lavoro, eccolo qua, e per esempio preparo già la foglia. Io la foglia la posso muovere, la posso ingrandire con due dita, la posso fare girare, no? E mentre lo faccio parlo. Adesso io faccio semplicemente una prova, clicco su in alto e faccio questa cosa dove la foglia gira nel cielo, ecco qua, fino a che arriva qua sotto e poi arriva la cimice, eccola qua, mi fermo e posso andare a risentire la mia storia. Dove la foglia gira sul cielo, ecco qua, fino a che arriva qua sotto e poi arriva la cimice, ecco qua. Io questa storia non la salvo e no, ok, e ricomincio da capo. Quindi voi adesso avete capito e dovete fare i personaggi. Io vi cambio gli sfondi, va bene? Allora, la cimice. Aspetta, io vado via. No, no, ok, perfetto. Allora, da qui, eccoci qua e possiamo partire. Vai.
Ah sì, perché torniamo a riprenderla un attimo. Eccola qui. Allora facciamo live, torniamo indietro, gli diciamo prossimo, ecco, bene. Allora, voi siete pronti, io ve lo tengo qua e voi potete entrare. Pronti, via. Sono una foglia, mi chiamo Rosetta, e sono appena caduta da un albero e sto girando fino a... e sono arrivata in un bel bosco. Salve, sono la cimice Italo e oggi ho una gran fame. Ah! Oh, che bella fogliolina appetitosa, quasi quasi ti mangio. Bene. Vediamo la loro storia. Bye. Sono la cimice Italo e oggi ho una gran fame. Oh, che bella fogliolina appetitosa, quasi quasi ti mangio. Adesso l'applauso. Grazie. Bene, come avete visto, in pochissimo tempo possiamo con strumenti come questi registrare la voce, prendere le fotografie, inserirle in un'app, in questo caso l'abbiamo inserita in questa app, però potremmo inserirla in tante altre possibilità, ve ne mostrerò ancora una. Quello che io voglio dire è questo, che strumenti come questi cambiano la didattica non è più una didattica frontale ma è una didattica del fare, dove i ragazzi organizzano i loro saperi. Questa che sembrava una scenetta, così diciamo, di tanto per giocare, poteva sicuramente essere un modo per far parlare bambini che hanno alcune difficoltà, usare le lingue straniere, le lingue comunitarie in un contesto di un dialogo contestualizzato, usare informazioni che abbiamo precedentemente acquisito dal punto di vista scientifico. Ogni ragazzo può effettivamente lavorare attraverso anche le sue capacità. Ve ne mostro ancora una, vediamo se ho tempo, perché è una storia, una app, si chiama Blurb, la seconda su in alto, questa è gratuita e racconta di storie fotografiche, strisce di storie fotografiche. Naturalmente avremo bisogno di stare qua 10 minuti. Per questo pure perfetto, ho ancora un quarto d'ora. Giusto, sì. Benissimo. Allora, vi mostro un attimo come si fa e poi vi mostro una cosa che invece è stata fatta di modo che la possiamo vedere. Molto semplicemente io posso andare a dire, crea una storia. Io creo una storia e scrivo Cadeo, vero? Cadeo, perfetto, e vado a creare la mia storia. A questo punto, come tradizione nelle apps, veramente le indicazioni sono minimali e non serve leggere ovviamente nessun manuale e raramente avere in parte qualcuno che ti dica come si fa. Perché qui mi dice, da una parte mi dice cattura una foto, oppure dall'altra importa dagli album personali. Quindi io che cosa faccio? Se cliccherò qui, vado a prendere una fotografia. Ok? E poi gli dirò usa questa fotografia e lui me la metterà. Ne andrò a prendere un'altra. Ok? E gli dirò usa. Poi andrò a prendere alcune fotografie che invece ho nel mio album, che sono per esempio, per quello che riguarda noi, le fotografie delle foglie, vediamo dove le troviamo, qua giù in fondo, eccole qua, le due foglie di Sara, e poi prenderò il bosco e poi prenderò la cimice, perché abbiamo parlato della cimice, e poi ne prenderò un'altra ancora.
Quindi vado a dire quali sono le immagini che mi servono. Quanto tempo ci metto? Vado al museo, porto dietro questo strumento, raccolgo la documentazione. Vado al mulino, arriva un nonno in classe, porta degli attrezzi. Qualunque cosa, io posso immediatamente acquisire delle documentazioni che possono essere testuali, audio, video oppure iconiche. In questo caso io ho delle immagini fotografiche e io a questo punto gli dico aggiungi, semplicemente aggiungi. Non so se avete notato, io sto usando questa penna è succedaneo del dito, nel senso che è una penna che non scrive, in alcuni casi ce n'è che scrivono, e qua sotto ha un gommino. Sono penne che vendono anche in cinese, vendono Cesare 3 euro, invece magari io l'ho comprata a più euro. Bene, cosa servono? A me per esempio servono perché devo scrivere molto e col dito faccio così, e invece con la penna riesco a tenere fermo il braccio e a muoverlo in questo modo. Oppure riesco magari a fare il ritaglio in... meglio. Qui abbiamo, guardate, le nostre foto. Bene, che cosa possiamo fare con queste foto? Allora, per esempio, guardiamo questa cimice qua. Guardiamo questa. Abbiamo questa fotografia che è sporca, la vedete qua? Sempre avrei dovuto andare foto di tocco, eccetera. O lo faccio là o lo faccio qua. Clicco qui. Vediamo che cosa fa. Scusate un attimo. Ecco, all'interno io con le dita posso andare a creare la mia impaginazione della fotografia. Ecco, io posso andare a prendere per esempio un primo piano. Vado in questa, faccio la stessa cosa, la posso impaginare. Vedete, io lo sto facendo semplicemente muovendo le dita. Ok? Vado qui, faccio la stessa cosa. Vado qui e prendo il bosco. Vado qui e per esempio gli dico per favore restringimela ancora un po'. Però questo taglio non mi piace, quindi lo prendo e lo sposto. Io sto facendo questa cosa per mostrarvi la facilità del lavoro. Se restringo la mia striscia, vedo quella che è la mia storia. Però io posso per esempio dire, ma no, guarda che è meglio che racconto che prima era in biblioteca e poi che c'era la gente. Come faccio? Prendo questo, metto prima e dopo. Mi fermo un attimo qui, sul prima e dopo. Cosa viene prima, cosa viene dopo? Scuola primaria, ma anche infanzia, ma anche scuola media. Se avessimo per esempio fatto delle scritte e avessimo fotografato delle scritte su degli avvenimenti, avremmo potuto mettere queste scritte e poi chiedere ai ragazzi di rimettere in ordine il lavoro. Non sempre, il prodotto finito è esattamente quello che noi ci aspettiamo. Molto spesso è il processo che mettiamo in atto con i nostri ragazzi e che ci porta poi al prodotto finito. Quindi potremmo anche usarla soltanto così. Un'altra cosa. Vado a cliccare per esempio sul pennello. Se vado a cliccare sul pennello, mi cambia lo sfondo. Qui io sono in grado di andare a cambiare quello che è il mio template. Altra cosa ancora, poi vi mostro il risultato e così chiudo. Appaiono, quando vi allargo, appaiono alcune possibilità. E le possibilità sono: scrivi un testo, registra l'audio, ruota l'immagine, cancellala. Vi mostro una storia finita. Quando io l'ho finita questa, alzo questo, lo alzo e vi ricordate il maestro Italo prima che ci mostrava i nubi come si faceva? Allora qui abbiamo preso le immagini e le abbiamo inserite. A questo punto io posso guardare la mia storia con il dito, oppure posso cliccare qua e quando clicco qua io ho il mio video ed è un video fatto delle immagini senza sapere, tra virgolette, né leggere né scrivere, prendendo le immagini, inserendole. Se avessi avuto tempo avrei registrato la voce, adesso ve la mostro,
è di un lavoro finito. Se avessimo alcuni iPad all'interno della classe, potremmo dividere la nostra classe in gruppi e ogni gruppo potrebbe fare qualcosa. Vi mostro un lavoro finito e vi racconto la storia di questo lavoro. Eccolo qua, il merlo e la merla. Come vedete, abbiamo le immagini, sono disegni, abbiamo gli audio, abbiamo il testo. I bambini trovano due piume di uccello nel cortile della scuola. Le portano in classe, andiamo a cercare di che uccello sono, alla fine scoprono di che uccello sono e raccontano questa storia. Abbiamo suddiviso la storia, creato i disegni, inserito i disegni prima e dopo, create le didascalie e quando io vado qua, ascolto il mio video. Il merlo e la merla. Nel giardino della nostra scuola abbiamo trovato per terra delle piume di un uccello. Di che uccello saranno queste piume? Andiamo subito a cercare informazioni su internet. Finalizziamo al perché serve internet, cosa vado a fare, cosa vado a cercare. Quando noi non ci siamo, nel giardino vengono a mangiare i vermetti. Quando noi non ci siamo. Stanno sull'albero e poi cercano nell'erba. Brin! È suonata la campanella della ricreazione. Vai, andiamo a giocare! Io arrivo, vado a prendere la palla. I merli se ne volano via spaventati. Quando la ricreazione finisce, ritornano nel nostro giardino. Sono diventati gialli. Anch'io, è molto saporito. Bene, fatto con Bloom, avete visto come. L'ultima cosa prima di lasciarvi, che verrà ripresa dal professor Brandini, che farà lui un intervento più approfondito, vi volevo semplicemente mostrare quello che sarà poi quello che è di fatto il futuro, oltre che l'iPad e le apps, la possibilità di creare libri digitali. E vi mostro un esempio. La storia di Michele era il nonno Michele che era venuto nella mia scuola, nella mia classe, a raccontare che cosa faceva lui da bambino lungo il fiume. Con questo abbiamo fatto un libro e abbiamo avuto una grandissima fatica durata 3 anni per riuscire a pubblicarne 40 copie da dare ai genitori. Oggi come oggi abbiamo la possibilità di avere dei libri digitali a disposizione. Quando per libri digitali andiamo a dire, e attenzione le case editrici e quant'altro, che non diamo un PDF, ma diamo un libro dove è possibile sottolineare, ve lo mostrerà poi Donizio, prendere gli appunti, andare a definire la parola e quant'altro, ma anche noi possiamo essere autori insieme ai nostri ragazzi. Questo libro, vediamo da dove parte, perché dipende molto anche da... lo si può scaricare gratuitamente dall'ebook store, ed è un libro che ha non soltanto, vediamo se riesco, non soltanto il testo, è scritto in lingua friulana, quindi probabilmente è probabile che non lo capiate. No, non lo capiamo. Bene, come vedete, adesso io ve lo mostro, ve lo faccio scorrere semplicemente così, sono disegni a collage fatti dai bambini, quelle sotto sono tutte pagine. Vi mostro le ultime pagine, eccole qua, dove abbiamo il testo, l'immagine, il testo poi potrà essere evidenziato con un colore, creata una nota, ma questa sarà la relazione di Domizio, ma quello che mi interessava mostrarvi in particolare è la parte interattiva, non soltanto un libro con immagini, ma la parte interattiva. L'insegnante insieme ai propri ragazzi può progettare dei libri multitouch che hanno la possibilità di essere di diventare interattivi. Oppure gli insegnanti tra di loro possono progettare dei libri, delle dispense da dare ai ragazzi. Queste dispense possono avere degli album fotografici con didascalie diverse, possono avere degli audio, in questo caso il merlo al boiolo,
per far sentire la voce, oppure se fosse nel caso delle lingue o del nonno Michele la registrazione di una parte dell'intervista, possono avere immagini che si navigano, vedete qua, dove la didascalia si apre con la spiegazione dell'oggetto che viene toccato, possono avere dei test finali. Come pescava il pesce Michelut? Con la canna da pesca, con la rete, con la fiocina, con le mani. Io dico con la fiocina, verifico la risposta è sbagliata, correggo, dico riprova, con le mani la risposta è giusta. Con questo strumento e con i vecchi nostri strumenti che abbiamo sempre nel nostro cuore, che sono dalle foglie alle cimici e alla scuola del fare del Frenet, insieme possiamo ridare, secondo me, linfa anche al nostro lavoro e possiamo fare insieme ai ragazzi dei percorsi di apprendimento per competenze. Io vi ringrazio e alla prossima.